Salve cari amiche e cari amici, un altro live dal vivo, da un po' di tempo che non ne facevo tanti insieme. Allora, di che ci occuperemo di oggi? Innanzitutto faccio come tutti gli youtubers professionali che vi dico, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale ed azionate la campanella per avere delle novità. Poi mi raccomando, se volete aiutarmi, commentate questo video. Per farmi sapere cosa ne pensate, se vi interessa che questo argomento abbia un seguito, condividetelo affinché tanti altri vostri amici, parenti e conoscenti possano commentarlo. E soprattutto, quando io non pubblico più, cioè quando pu non pubblico un video, non faccio un video in diretta o no, guardatevi i miei vecchi video. Perché così mi aiuterete a far crescere il canale e soprattutto commentate anche altri video. Ne ho più di 900 ormai e quindi passiamo al tema del giorno. Commentate ogni mio video per farmi sapere cosa ne pensate, mettetegli like o dislike, io passerò nel vostro canale e farò lo stesso. Allora, il titolo: sempre più smart TV, sempre più smartphone, sempre più smart card. E sempre più gente stupida. Potrà sembrare una contraddizione o forse no, ma di fatto che viviamo nell'era non dell'informazione come prima di internet, ma addirittura dell'informatica, dell'informazione elettronica, digitale, nella quale tutti possiamo avere accesso a tutto, eccetto che nelle dittature. Tutti possiamo produrre materiale di qualsivoglia fatta. Però ci sono sempre più persone che dipendono così tanto dalla tecnologia che vogliono risolvere i loro problemi senza coinvolgimento emozionale ed intellettuale. Per esempio, ci sono delle persone che gli dici qualcosa, ah, non lo sapevo, e vanno a googleare nel cellulare. Poi se non lo trovano, o se trovano qualsiasi cosa in 1,5 miliardi di coincidenze, lo prendono alla lettera. Ecco. Quello che a me mi ha dato alla mia generazione leggere potrà essere cultura, potrà essere informazione, potrà essere tante cose, ma soprattutto a me la lettura dei libri, di queste cose qua che non mordono, ma la gente tocca sempre meno, mi ha dato l'opportunità di saper leggere fra le righe. Infatti io non prendo nulla alla lettera, non prendo nulla testualmente, ma lo elaboro, lo interpreto con un giudizio critico. Quindi paradossalmente a me leggere mi ha insegnato a non prendere nulla alla lettera. Ecco, ho letto tantissimo, i mobili hanno anche, a parte quello che è tutto pieno di libri, ma c'ho sempre i miei vestiti buttati in giro, a casa di uno scapolo, e beh. C'ho libri dappertutto, anche qua. Vedete? Libri di qua, libri di là, tutto pieno di libri. A me la lettura, quello che mi ha insegnato, a parte nozioni specifiche, a parte che leggere diverte molto, e infatti evadi dalla realtà, ma mi ha insegnato a non prendere nulla alla lettera. A non fidarti ciecamente di nulla e di nessuno, manco degli autori che leggi. Puoi attesorare tutto quello che leggi, ma non prendi nulla alla lettera. Invece, purtroppo, l'essere concreti, l'essere fatti di creta, un qualche cosa che è concreto, una persona concreta, gli manca lo spirito. Ecco. Nel testo non bisogna soltanto comprendere il testo, ma comprendere nello spirito, cioè chi l'ha scritto, come l'ha scritto, dove l'ha scritto, quando l'ha scritto, a chi lo ha scritto, perché lo ha scritto. Ti fa entrare in profondità nel pensiero dello scrittore, nella sua mente e interpretare il testo. Quindi comprendi che non è che Dante Alighieri, nello scrivere la Divina Commedia, non aveva delle giuste nozioni di storia, di geografia e di letteratura, ma erano le nozioni, le
di storia, geografia e di letteratura che avevano i dotti del Medioevo. Quindi viviamo in un'epoca in cui i televisori sono diventati intelligenti, brillanti, smart. I cellulari, i telefoni, chi avrebbe detto ai miei tempi? Io sono nato il 26 gennaio 1969 e nel 2019 farò 50 anni, il 26 gennaio. Chi avrebbe detto, quando io ero giovane, adolescente, avevo magari la vostra età, che io stesso sarei impazzito per un telefono? Voglio un telefono, voglio un telefono. No, il telefono era un coso così con la cornetta di acciaio, plastica e gomma, che anche costava relativamente poco, ma per quello che faceva costava tanto, che si usava soltanto se dovevi chiamare qualcuno e magari passavano settimane o mesi. Io non l'ho mai utilizzato il telefono. Le persone che conoscevo le frequentavo a scuola, uscivo fuori casa, andavo alle terrazze, passeggiavo, andavo a Lazza. Non avevo bisogno di chiamarle al telefono le persone che conoscevo. Poi andavo in giro per i negozi, c'avevo amici macellai, edicolanti, chiacchieravo così andando in giro per casa. Non è che Azza, Casalpaloco, Inferneto, non è che avevo bisogno euro quando andavo in autobus in euro. Non è che avevo bisogno di chiamare tutti disperatamente. Adesso nessuno si frequenta, nessuno ha tempo di guardarmi, ma mi mandano messaggini, poi mi dicono: ma perché non stai più su WhatsApp? No, guarda che io WhatsApp non ce l'ho. Ah, e perché non ti trovo su Hangout? Beh, ogni tanto chiudo l'applicazione e mi succhia la batteria del cellulare. Perché non stai su Messenger? L'ho tolto perché il Messenger di Facebook è scomodo. Io navigo in Facebook col browser sul cellulare, e poi quando finalmente ricevo dei messaggi che rispondo: ciao, come stai? Ciao, sto bene. Ah, bella. Basta. Ricevo 40 messaggi così da persone che conosco fisicamente e virtualmente. E voglio dire, una volta che ti dici: ciao, bella, come stai? Ah, che fai? E niente, e tu che fai? E non ti rispondono. Allora scoccia un po', perché se tu dici: bella, che fai? E tu che fai? Inizia tu a dire: guarda, sto facendo una barbecue, e tu che fai? No, e te vogliono sapere tu che fai? E niente, loro non, i contatti non ti dicono niente. Che li conosci di persona o no, non cambia nulla. Tutti i contatti virtuali diventano uguali, diventano anonimi, e non c'è più frequentazione umana, anche se sono persone che hai conosciuto per 20 anni. E così. Allora, viviamo in una società. Voi che ne pensate? Secondo me viviamo in una società che l'elettronica sta sostituendo il cervello umano. Addirittura vogliono fare degli impianti elettronici nel cervello umano per migliorarlo. Lasciate i vostri commentari qua e condividete il video affinché altri possano commentarlo. Però il televisore è diventato intelligente e a volte subliminarmente e subdolarmente, in modo subdolo, ci propone cosa guardare e cosa non guardare. A seconda di ciò che abitualmente guardiamo, raccoglie dati e ci suggerisce i video, come anche fa YouTube, che ci suggerisce questo, suggerito per te questo video. Ma perché? In accordo a quello che produci e in accordo a quello che hai già guardato negli ultimi 10 anni o 15 o 20, che hai quella conto. Ti dirò di più, vi dirò di più. Io a volte guardo dei video di YouTube senza aprire la sessione, perché magari sto con lo Smart TV e allora è tutto un casino con il controllo remoto dello Smart TV aprire la sessione di YouTube. Eppure
gli stessi video che dicono raccomandato per te quando entro in YouTube senza aprire la sessione, me li raccomanda quando apro la sessione Sant'Enchan. Quindi significa che loro sanno ciò che guardi in YouTube e non solo, ciò che cerchi nel browser, che tu abbia aperto la sessione di utente, come che tu non l'abbia aperto, perché con sé sanno localizzarti, sanno il tuo IP. Quindi lo Smart TV è Smart TV perché ti propone contenuti, guarda al posto tuo. Lo spettatore può essere uno spettatore scemo, ma può guardare cose intelligenti perché glieli consigliano. Poi abbiamo il cellulare sempre più intelligente e la gente sempre più scema, perché gli incidenti che si fanno al volante, le cose che si mandano, sprechiamo tanta energia per riempire miliardi di server in tutto il mondo, per le fotografie che carichiamo in Instagram, per, e io mi includo, per le fotografie che postiamo sui social, come per esempio le pagine e i gruppi di Facebook, YouTube, Instagram. Tutto il nostro contenuto è che non riuscirebbe a riempire o a egualare meglio il contenuto di un libretto così, ma essenziale per la cultura europea. Avevo detto l'altra volta, parlando dei saccheggi in Francia della fine dell'Ottocento, ma mi sembra di essermi sbagliato. Nessuno mi ha corretto, perché probabilmente nessuno avrà letto I fiori del male. È un libro difficile, esige lettori agguerriti. Vediamo un po' di trovare qualcosa. Beh, no, sì, non so quando è nato lui, ma il libro è dell'Ottocento, della seconda metà addirittura. Nota del 1900, vabbè, no, nota del 1900. Non so quando nasce Baudelaire, però. Forse è nato, no, qua non c'ho una sua. È difficile trovare quando c'è una prefazione così larga, però la lettera ad Ansel del 28 febbraio 1866. Beh, dicevo, tutti noi non riempiamo un solo libro con i nostri contenuti così. Magari ci avviciniamo, però per quello che carichiamo i cellulari, utilizziamo il computer, con contenuti, io cerco di fare contenuti più intelligenti possibili. Poi magari non ci riesco, però se andiamo a vedere tanti messaggi che la gente manda, sono chiacchiere da bar, chiacchiere da palestra, da spogliatoio nel migliore dei casi. E quindi i cellulari sono intelligenti, sempre più intelligenti, perché ci mettono a disposizione tutta la letteratura del mondo, tutta l'informazione del mondo, tutte le notizie del mondo, tutta l'attualità del mondo, tutte le attualizzazioni tecnologiche del mondo. E invece gli utenti che possono fare delle ricerche, per esempio leggere un libro e cercare i termini che si incontrano sopra, invece cercano tutt'altro, non cercano di informarsi, di acculturizzarsi, di istruirsi. Si possono imparare nuovi idiomi, si possono fare tantissime cose con i cellulari e con i computer. Però ancora non c'è uno smart PC, per quello che poi ai miei tempi, quando io ero giovane e i computer non erano ancora personal, il PC era il Partito Comunista, per esempio di Enrico Berlinguer. Vabbè che dopo che Rifondazione Comunista si è affondata e hanno fatto altre rifondazioni comuniste per essere affondate, adesso l'unico PC che viene in mente giustamente non è il Partito Comunista, ma è il personal computer.
Allora dicevo, siamo arrivati a tal punto che anche le macchine, le automobili sono sempre più intelligenti e non solo loro, tutta una serie di veicoli. E infatti c'è la smart card, la smart card servirebbe per i consumi e genera consumo compulsivo. Pensate voi, hanno fatto le carte da credito intelligenti, le smart card, e genera consumo compulsivo invece di razionalizzare gli sprechi, di razionalizzare la compra, di razionalizzare i consumi. Le carte da credito intelligenti, le smart card, rendono la gente più attaccata al consumismo, più scema e più dipendente, più compulsiva nel consumare, nel comprare. Ma parliamo delle macchine intelligenti che già esistono, piccole, compatte, leggere, poco resistenti. Le smart car, senza la D, smart car. Ebbene, tutti gli incidenti che hanno protagonizzato in Italia e nel mondo, in Europa, per imprudenza, perché chi conduce una smart car usa lo smartphone, si distrae, parla, ascolta musica, naviga in internet. È pazzesco. Quindi anche le macchine sono sempre più intelligenti, le smart car, e i conduttori sempre più scemi, sempre più stupidi. E poi è per quello che hanno pensato bene. Che già il conduttore non è importante, anzi lo si deve sostituire. Infatti le macchine del futuro ci avranno un cruscotto digitalizzato dove tu potrai navigare in internet, vedere internet nello schermo, e quindi ci saranno delle smart car che si guideranno da sole, così si risolverà il problema di Uber. Già non ci sarà la guerra fra tazzisti, Remis e Uber, perché arriveranno le macchine che si guidano da sole. Adesso io mi chiedo, in caso di infortunio, in caso di incidente, chi sarà responsabile? Se ti schiacciano un familiare, se ti uccidono un familiare, se ti pestano un familiare, se te lo feriscono gravemente, con una macchina che si guida da sola. Il conduttore o proprietario, perché sarà proprietario ma non condurrà nulla, neanche ci avrà un volante d'emergenza o dei bottoni per frenarla. La fabbrica o chi dirige la macchina, perché invece di semafori ci saranno delle antenne che emetteranno delle frequenze per far sì che i computer delle macchine possano orientarsi e prendere la strada migliore per arrivare a destino. Quindi chi sarà responsabile dell'incidente di una smart car che si guiderà sola? Non si sa ancora, non c'è una legislazione. Probabilmente tutti e probabilmente nessuno, poi soprattutto come succede in Italia, probabilmente nessuno. Alla fine muore chi muore. Ma siamo arrivati al punto di dover inventare le smart car che si condurranno sole perché la gente guida sempre peggio le macchine convenzionali. E allora ci abbiamo persone che non sanno scegliere, perché ci sono troppi video nell'universo digitale, ma anche satellitare in tutto il mondo, troppi programmi, troppe trasmissioni, come perché la gente ci abbia l'intelligenza di scegliere per argomento. Allora lo Smart TV ti propone il contenuto. Che poi le applicazioni nella maggior parte degli smart TV non funzionano. A me mi ha deluso lo smart TV, pensavo che funzionasse come un tablet gigante. Invece non riesco a attualizzare il browser, non riesco a caricare le app perché già Samsung non passa più il supporto per quello smart TV, e quindi funziona solo come un televisore a cui puoi accedere a YouTube e a qualche altra cosa. A volte funziona il browser, a volte no, e a volte non si riesce a connettare perché
perché manca il supporto della Samsung con internet. Allora, lo Smart TV pensa al posto dello spettatore, penserà sempre più al posto tuo. Lo smartphone diventa sempre più intelligente, ti propone sempre più cose attraverso le applicazioni, per cui ti puoi scordare il cervello perché ci sono delle frasi fatte. Oggigiorno si ritorna al passato. Nell'antico Egitto si impiegavano geroglifici, immagini, per comunicare contenuti, per comunicare idee, e adesso si ritorna che molti mi comunicano a me nelle reti sociali attraverso degli emoticon, che sono le icone di oggi, cioè che sono i geroglifici di oggi: uno che sorride, che saluta, la manino, come dice Mario Circello, manine. Ormai non ti dicono ciao, come stai, ti mandano manine o uno che saluta e poi uno che si abbraccia, che sto bene, come stai, punto interrogativo. E tu che rispondi? Come stai? Ormai è fuori di moda parlare in italiano, in inglese, in cinese. Si mandano immagini, si mandano gift, cioè che sono dei piccoli estratti che durano qualche secondo di film, sono degli estratti parodici, umoristici, neanche dei filmati tuoi dove parli, mandi direttamente dei filmati muti di 2 o 3 secondi e uno che si meraviglia. Ah, e quindi si comunica sempre meno, eppure ci abbiamo sempre più cellulari, addirittura 2 o 3 persone. Io solo con questo uso Android, però c'è un altro, il Nokia Asha 302 vecchio, e poi un altro che addirittura è peggio, però poi c'ho un rotto, io conservo pure i cellulari rotti, il Samsung Galaxy Young 5360. Ta-tan. Riesco anche a utilizzare questo tablet. Voi cercate nel mio canale cellulare, tablet, smartphone, clamshell, tablet, e vedrete che il tablet che ho io del 2013 proprio c'è un'autonomia di batteria bassissima, perché fin dall'inizio è venuto difettoso di fabbrica. L'ho portato 8 volte, 4 nella garanzia di fabbrica e 4 nella garanzia estesa, non mi hanno mai sostituito la batteria. Ma allora dicevo, addirittura non siamo intelligenti al momento di parlare al telefono, come si vede, come la maggior parte delle persone mandano i messaggi, e poi oltretutto guidando, tu guardi tutti gli intelligenti, che genii che fanno dei bestiali e stupidi incidenti con le smart card, ed è da roba da non credere. Come mai con le macchine intelligenti si fanno degli incidenti bestialmente stupidi, bestialmente scemi? Come, le macchine sono sempre più intelligenti e la gente si prende delle batoste madornali, ma per degli errori o per delle omissioni non rispettano il codice della strada, non rispettano gli altri, non rispettano la precedenza, sembrano dei trogloditi, eppure hanno le macchine intelligenti. Allora vedi che c'è una relazione proporzionalmente inversa tra l'intelligenza dei dispositivi e l'intelligenza delle persone, relazione inversamente proporzionale che non esisteva nel passato. Nel passato non si parlava di macchine intelligenti o smart card, c'erano gli stessi incidenti di oggi. Allora vorrà dire che oggi la gente, non so, dovrebbe guidare in modo più intelligente con delle macchine intelligenti, o evidentemente si cerca di supprire all'idiozia della gente con le macchine intelligenti, o sapendo che siamo a volte degli stupidi ci rifilano le stesse macchine di ieri chiamandole intelligenti. Samantha, manine. Ciao Samantha. Beh, almeno tu l'hai scritto manine.
come dice il nostro amico Mario Circello Manine. Come stai, Samantha? Spero bene. Mi raccomando, commenta questo video quando sarà finita la diretta. E se poi commenta anche gli altri miei ultimi video, spero che ti piacciano. Così aiuterai il mio canale a crescere. Ieri ho fatto un live chiedendo a Marco Travaglio, nelle vesti del Capitan Sant'Enchan, il perché di certe esternazioni di Peppe Grillo. Spero che quel video ti interessi. E poi l'altro ieri ho caricato due video, uno sui miei cani, credo che era l'altro ieri, non so, e un altro sui roghi, gli incendi di Parigi, Francia arde, e un acuto analisi, spero che sia stato acuto, poi se era ottuso, vabbè, sono due elementi presi a prestito dalla geometria, non c'è nulla di male. Mi è successa una cosa strana. Io ho fatto questi occhiali più o meno 1 o 2 anni fa. Questi li ho fatto nel 2012. Mi andavano bene. Adesso, invece di essermi aumentate le diottrie dell'occhiale perché vedo male, ho bisogno di un paio di occhiali con diottrie minori. Allora mi metto questi occhiali vecchi e vedo bene. Il problema è che adesso ho bisogno di lenti bifocali e quindi per vedere da vicino ho bisogno di questi occhiali. Invece con questo non vedo bene, vedo sfocato da vicino, ma vedo bene medio lontano. Io pensavo che con il tempo uno perdesse diottrie, invece nell'ultimo anno e mezzo ne ho acquistate di diottrie. Sarà perché appunto sono diventato vecchio, ho riacquistato le diottrie che ho perso per vedere medio e lontano, però ho perso diottrie per vedere vicino quando prima. Devo farti un commento serio o ironico? Domanda intelligente, Samantha. Io ti direi che, visto che i tuoi commenti sono sempre molto impegnativi e molto belli, allora ne approfitto. Approfitto di te. A quanti più video puoi, visto che poi so che tu guardi i video, non fai come altri che bel video, commenta il mio, metti like, no, tu guardi il video e poi commenti. Voglio approfittarmi di te. Io di solito non mi approfitto mai degli altri, meno mi approfitterei di te, però me ne dai l'occasione, prendo la palla al balzo. Fammi un commento ironico e un commento serio, oppure fai dell'ironia in un commento serio o metti della serietà in un commento ironico. A volte c'è molta serietà nell'ironia e a volte c'è molta ironia nella serietà. Allora, detto questo, puoi fare un commento serio e un commento ironico. Puoi fare un commento ironicamente serio e un commento ironicamente seriamente ironico, oppure puoi fare un commento che alla volta sia tutto questo e niente di tutto questo, insomma. Io so che di sicuro la tua critica sarà costruttiva e mi indurrà a ragionare e a migliorare la mia forma di fare video. Magari mi proporrai dei temi o mi proporrai una continuazione a questo video e ai video che faccio in generale. Però ecco, ti do a te la scelta, tenendo in considerazione che puoi fare un commento serio con dell'ironia, un commento ironico con della serietà, un commento serio, un commento ironico, e poi puoi mischiare tutte queste cose. Quindi quanti più commenti seri, ironici, umoristici, culturali, eccetera, puoi fare, meglio è. Poi so che la tua formazione culturale è molto vasta, che parli non solo in italiano ma in moltissimi idiomi, quindi non so se poi magari lo stesso commento lo traduci in altri idiomi, in modo che persone anche di altri paesi con gli hashtag siano attratti a guardare il mio video, te ne sarei grato. Così magari dal Giappone,
dalla Germania, magari vedono l'hashtag e vogliono guardare il video perché trovano l'hashtag in YouTube. Tutto questo naturalmente per amore del dibattito e perché la gente possa nella sua lingua lasciare un commentario, mica perché io voglia aumentare l'audience e le visualizzazioni del video. Per amor del cielo, che nessuno lo arrivi a pensare. Qualcuno lo è arrivato a pensare e vabbè, non ci posso fare nulla io. Allora, ho avuto l'opportunità di condividere questa riflessione con voi del fatto che sempre più smart TV, sempre più smartphone, sempre più smart car, sempre più smart card per il consumo, carte di credito. 5 commenti, azze. E poi magari anche se vuoi in altri idiomi, così gli metti l'hashtag nelle parole straniere. Beh, basta che tu meschi tutti gli ingredienti dell'ironia, del sarcasmo, dell'intelligenza, magari in un solo commentario, perché effettivamente se hai intenzione di commentare 900 miei video, fare ogni volta 5 commentari, poi YouTube ti può penalizzare per spam. Quindi non voglio che nessuno rischi per me. No, fai, ti do carta bianca. Non ti do questo fazzolettino bianco perché anche se non ho niente, l'ho un po' utilizzato. Ti potrei dare un pacchetto di fazzoletti. Ma non posso. Comunque adesso non mi voglio ripetere. Vi ringrazio di avermi seguito. Ciao Samantha. E mi sembra che il programma volge al termine dopo circa 32 minuti. Forse no. Comunque mi raccomando, poi metterò nell'angolo a destra i video che vi consiglio e anche nei riquadri le anteprime dei miei video più visti. E voi se potete andatevi a guardare tutti i miei video, commentateli e io ho un patto con voi, con tutte e tutti voi, quelli che mi seguono per la prima volta e quelli che mi seguono da sempre. Ciao Samantha, ciao. Più video miei commentate. Buona giornata, eh? Buon pomeriggio, Samantha. Più video miei commentate. Dategli like o dislike se non vi piace e commentate. Più io passerò dal vostro canale sapendo chi ha commentato i miei video e quanti video ha commentato e farò lo stesso con i vostri video. Guarderò i vostri video, gli darò like e li commenterò. Perché una mano lava l'altra e le due mani si trovano pulite. Allora spero che questo argomento di oggi vi sia piaciuto, ormai ho fatto mezz'ora e non mi voglio dilungare. Poi abbiamo avuto l'intervento speciale della nostra amica, la youtuber Samantha. Guardate il suo canale perché è veramente bello e brillante ed è una delle mie amiche assieme a Mario Circello. Guardate anche i suoi video che saluto. Poi c'è Alessandro Arcangeli, Jigen, che non mi ricordo più l'ultima volta che ha cambiato il nome, come si chiama, me ne scuso con lui perché l'ultima volta era The Jigen is Love Live, Golden Jigen, qualcosa del genere, che gli piacciono gli anime degli anni 80 giapponesi. Anch'io quando negli anni 70-80 ero bambino guardavo quei fumetti.
Allora, Le Pen, Jigen, eccetera. L'argomento di oggi è stato appunto sempre più prodotti intelligenti per sempre più consumatori stupidi. Voi cosa ne pensate? Stiamo andando incontro a un'epoca in cui la gente penserà sempre di meno? Perché ormai il consumismo si è trasformato da un consumismo di oggetti convenzionali a un consumismo informatico. Quindi la stessa cultura che già con la stampa dei libri si era massificata, adesso si sta cosificando con la rivoluzione informatica. Quindi le persone, avendo a disposizione miliardi di libri in internet gratuitamente, leggono sempre di meno, comprendono sempre di meno, c'è troppo a loro disposizione. Pensate, tutti i miei libri, che non so neanche quanti sono, moltiplicati per miliardi di volte, fra quello che si può leggere, quello che si può guardare, eccetera. Allora la gente non ritiene più nulla a mente, non ha memoria, non ha memoria di quello che studia, perché si deve studiare troppo, nelle università troppe materie da presentare, non ha memoria assolutamente di nulla. E in più la gente a culturizzarsi, istruirsi, eccetera, usa il cellulare, lo smartphone, il computer, il tablet per trovare quello che gli serve e poi non approfondire. Samantha, se ci sei, dammi un like. Non approfondire gli argomenti seriamente, ma semplicemente consulta. Ah, lo sapevi questo? Poi il giorno dopo si scorda tutto. Io mi ricordo che la maggior parte delle persone che conosco e frequento nel mondo fisico, nel mondo reale, dal 99 al 2000 e passa, erano informatissimi su tutto ciò che succedeva, le guerre globali, l'intervento in Afghanistan, l'intervento in Iran, in Iraq, i problemi con l'Iran, poi successivamente le primavere arabe. Ma adesso si sono scordati tutto quello che hanno detto e quello che hanno pensato, come se non fosse mai esistito nulla. La gente si scorda rapidamente tutto, non solo tutto quello che hanno sentito, ma anche quello che hanno vissuto, sperimentato e provato. E mi ricordo, fra la fine degli anni 80 e l'inizio dei 90, la caduta del muro di Berlino, la caduta del comunismo, la caduta, diciamo, della ex Jugoslavia, con la guerra nei Balcani, tutte persone della mia generazione o magari un po' più giovani o un po' più vecchi, che con le quali io parlavo di tutti quegli eventi, e adesso io gli dico: ti ricordi quello che dicevamo, ti ricordi quello che pensavamo? E mi dicono: no, ma ormai quelle sono cose degli anni 90, mi sono scordato tutto, ma ormai è passato. Cioè, le persone non si compromettono più con quello che hanno vissuto, quello che hanno pensato, quello che è successo nel mondo. Si vive istante per istante con queste attualizzazioni nei mass media, nel mainstreaming. Le persone vivono il qui e l'adesso scordandosi di quello che hanno vissuto e provato 5 o 10 anni fa. Ecco perché si ricade nell'errore politico di rivotare le stesse persone o gli stessi partiti, o di rivivere le stesse esperienze politiche con partiti e politici differenti. Come diceva un filosofo, Zygmunt, non so come si chiama, la società fluida. La società è fluida, priva di radici, priva di valori. Allora, quello che provoca una reazione soprattutto emozionale, la guerra in Iraq, le primavere arabe, la guerra in Siria e l'invasione dell'Afghanistan, l'11 settembre 2001, la guerra dei Balcani, fra 1, 5, 10, 20, 30 anni, cioè le stesse persone che hanno vissuto quelle esperienze e hanno reagito a quegli eventi storici, come per esempio di pochi giorni fa,
gli incendi a Parigi, fra 2, 3, 5, 10 anni è come se nulla fosse accaduto. Allo stesso modo degli attentati che ha sperimentato Francia nel Bataclan, nella rivista satirica, che tutta Europa diceva Je suis France, no? E adesso la gente se l'è scordato perché anche l'informazione, oltre che la cultura, fa parte di un'industria del consumo. Quindi si consuma informazione, si consuma cultura, ma non ci si impegna per nessun ideale, nessun ideale politico, nessun ideale culturale. Si è solo dei consumatori. Allora si sta aspettando lo spettacolo culturale, lo spettacolo informativo, lo spettacolo politico, lo spettacolo del calcio, c'è violenza nel calcio, ma poi ci si scorda tutto, dei morti, dei feriti, delle distruzioni, passa a essere tutto un costante fluire di spettacoli, spettacoli davanti ai nostri occhi. E quindi per quello che ci sono sempre più smart TV, televisori intelligenti, smartphone, smart card, carte da credito intelligenti, consumatori dipendenti, smart car, macchine intelligenti e guidatori stupidi. Perché viviamo in una società che ormai non ha radici culturali, non si fissa in un passato storico, ma ogni cosa passa. Ogni cosa avviene e va, e quindi l'11 settembre già non ci interessa più, il Bataclan non ci interessa più, l'attentato alla redazione giornalistica non ci interessa più, l'estremista che ha fatto l'attentato in Utoya o Itutoya nel nord Europa, in un'isola, contro l'integrazione, non ci interessa più. Pacciani, il mostro Pacciani di Firenze non ci interessa più. I casi di pedopornografia del Vaticano non ci interessano più. Già si è parlato, già lo scandalo è scoppiato, il bubone è scoppiato. Stiamo però in attesa dei prossimi scandali, che tutto si venga a ripetere. Cioè, è pazzesco. Allora, anche a proposito di questa mia ultima considerazione, vi prego, cosa ne pensate? Viviamo in una società che, come finisco di descrivere, lasciatemi il commentario qui sotto, commentate e condividete il video, dategli like o dislike affinché anche altre persone possano commentare il video e condividerlo. Fate di questo video una cosa virale. Poi vi ripeto per la terza e ultima volta, se voi volete che io metta like e commenti i vostri video, commentate quanti più miei video potete e dategli like. Perché commentate oltre a dargli like, così lo guardate di passo? Perché io filtro i commentari. È successo tempo fa che io ho scoperto che sotto alcuni video c'avevo più di 20 commentari e i video avevano 5 anni di antichità. Se io non filtro i commentari, poi magari il commentario non l'ho in testa, lo devo cercare. Invece filtro i commentari. Allora, se voi guardate i miei video e gli date like, commentate ogni video che guardate mio. In questo modo io so chi ha guardato i miei video dandogli like o dislike attraverso i commentari che fa. E in questo modo, per esempio, tu che mi guardi, ecco, vai a vedere fra i miei 900 video alcuni video al giorno. Gli dai like o dislike, magari gli dai anche dei commentari pertinenti non solo al titolo del video, ma a quello che dico, oppure no, digli scrivi bel video, mi piace molto il tuo video, ben fatto. Allora io so che un account ha messo 10 commentari ai miei video. Io, prima di far passare i commentari, perché poi si perdono nella lista temporale dei commentari, apro il canale del video che ha messo i commentari e poi accetto i commentari, quindi
non sono più filtrati. Vado nel suo canale e commento 10, 20, 30 video a seconda di quanti me ne abbiano commentato. E quando io commento i video, logicamente partono le visualizzazioni e metto i like. Quindi, se voi commentate i miei video, partono le visualizzazioni per i miei video. Mettete like e commentate. Io so chi mi ha commentato i miei video, vado a commentargli i suoi video. In pari misura di quanti me ne ha commentati, e quindi partono le sue visualizzazioni e metto like. Detto questo, gli unici commentari che non tendrò in considerazione sono gli insulti beceri, ma i commentari costruttivi li accetto. Allora, detto questo, vi lascio perché sto ridondando un poco, sto tergiversando. Già ho fatto 46 minuti dai 32. Allora vi saluto perché non voglio arrivare ai 50. Ciao e grazie di avermi seguito anche questa volta.